Ciao, vuoi assaporare il gusto della raccolta dell'albicocca direttamente dall'albero? Hai un terrazzo, un giardino, vuoi trapiantare le piante, non sai che pianta utilizzare? Adesso vi spiego in questo video come fare. Abbiamo qui due tipologie di piante. Abbiamo per chi non ha posto, non ha giardino, vuole trapiantare l'albicocco in terrazzo, in un vaso, può utilizzare questa pianta qui, che si chiama albicocco nano. È una varietà autoctona, è una varietà che fruttifica e fiorisce moltissimo, però non è associata alle varietà che si trovano normalmente in commercio. È proprio così, è tipo un albicocco selvatico, diciamo. Portinnesto è nano, quindi la pianta crescerà molto molto lentamente e questa crescita lenta farà una produzione di fiori altissima e di fruttificazione molto abbondante. Se invece avete un giardino che potete piantare la pianta direttamente nel terreno, potete utilizzare le piante tradizionali. Le piante tradizionali vanno trapiantate in piena terra, ovviamente queste qui sono piante in vaso, quindi per piantarle in terra dovete fare il buco, questo è un vaso 24, un buco di 50 cm di larghezza e piantare direttamente tutta la zolletta fino a pari terra, ovviamente, così si andrà a ricreare all'interno del buco tutto il terreno sbriciolato che le radici si radicheranno più velocemente. E una volta trapiantata la pianta, ovviamente è meglio metterci un tutore perché quando dopo tira il vento la pianta scossa e si staccano le radici che stanno nascendo, quindi andrà messo un tutore in profondità legando il tronco, così andrà solo a frettere la chioma e la zolla rimane ferma. L'albicocco richiede qualche trattamento per non andare a incorrere in malattie, fungine, quindi acqua di rame, e bisogna stare attenti un attimo agli insetti perché ci sono degli afidi che andranno ad attaccare le nostre piante in primavera, non è detto, però a volte capita. Quindi ci sono dei prodotti anche a base di oli vegetali che aiuteranno le nostre piante a superare questi problemi. Per cui vi ricordo che ci sono tutte le varietà qui nel nostro sito, nel link in descrizione, che potete scegliere il tempo di maturazione e l'associazione con altre varietà. Per chi invece vuole una sola pianta, mi raccomando, prendete le varietà autofertili. Per scoprire tutto il nostro catalogo potete farlo nel nostro sito savinivai.it oppure seguiteci sui nostri canali dove troverete queste e tante altre notizie interessanti sulle piante da frutto. Ciao da Stefano.